Giacomo Baldi con le 14. Siamo col capitano della Voluntas Spoleto, Riccardo Caporali. Allora, quanto pesano questi tre punti di oggi? Beh, tantissimo, anche perché così abbiamo iniziato nel migliore dei modi l'avventura in casa e subito dimenticando la prestazione di domenica. E quindi è un incentivo a far bene, è un viatico per ripartire con entusiasmo e affrontare la prossima partita che sarà molto difficile. Dove può arrivare secondo te la Voluntas Spoleto? La Voluntas ha grandi mezzi, è una squadra totalmente nuova con un allenatore nuovo e quindi abbiamo bisogno di tempo, l'entusiasmo, le vittorie fanno lavorare bene e secondo me l'organico è di prim'ordine e quindi secondo me può fare molto bene, dipende molto da noi, gestiremo il nostro destino da qui alla fine. Siamo col tecnico della Voluntas Spoleto, Roberto Borrello. Oggi allora è arrivata una prova convincente dei suoi ragazzi, ha visto dei miglioramenti rispetto alla partita di domenica scorsa a Scandicci, quelli che voleva. Sì, bastava poco per fare meglio rispetto a Scandicci, quindi comunque al di là di questo abbiamo fatto una buona gara, anche se poi il risultato così rotondo sembra che sia stata facile, invece è stata una partita difficile, combattuta abbastanza nel primo tempo, abbiamo subito un calcio di rigore che ci è andata bene, che il portiere ha fatto una grande parata, Mazzoni, però siamo stati in partita sempre, abbiamo creato anche delle occasioni importanti nel primo tempo e poi una volta sbloccato il risultato ho visto la squadra con tanta maturità, tanta personalità, forse quello che ci è mancato nel primo tempo. Nel primo tempo abbiamo forse concesso un po' troppo di contropiedi, di ripartenze a loro che dobbiamo migliorare in questo, cioè dobbiamo cercare di essere sempre una squadra equilibrata anche se abbiamo le capacità e le possibilità davanti di poter fare male quando ci capita un'occasione.